Buonasera a tutti gli amici, a quasi 2 settimane dal risultato ottimo del referendum in Lombardia, siamo prossimi alle elezioni regionali della Sicilia dove finalmente rivediamo un centrodestra compatto e competitivo che fa ben sperare. Fa ben sperare, fa venire voglia anche a noi qua in Lombardia di proseguire l'impegno post-referendario per portare avanti quello che è il modello di buon governo della regione e che sarà anche un'ottima prospettiva di governo nazionale. Adesso il centrosinistra ha finalmente scoperto le carte, dichiarato chi sarà il loro candidato e vediamo che è un candidato moderato che cerca appunto di attrarre quel voto, ma già a Milano abbiamo visto come il grande manager Sala, che sembrava moderato, in che risultati ha portato: una città insicura, una città sempre più caotica dove non c'è una programmazione né un programma. Quindi andiamo avanti perché dobbiamo portare avanti il buon governo del centrodestra, di Regione Lombardia e anche nazionale. Abbiamo di nuovo in campo il presidente Berlusconi, quindi tutti insieme da oggi ripartiamo in attesa del buon risultato della Sicilia che ci vedrà vincitori e lanciarci a una grande campagna nazionale e regionale.